Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No. No, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliore, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì. Forza. Se continuiamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe? Avrei già dato, grazie. Sei bella la corsa? È gelato! L'avevo detto. L'ho fatto apposta. Per il tuo ego. Dai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Meta. Ehi, guarda me. Abby, no, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro. È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già. L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so... gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti? Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah. Ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare.
Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. E... Fermo. Ti aspetto alla baita. Frega un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. L'avamposto non è lontano. Ha messo incinta me. Sei vivo. Sono parecchi. Ah!
Devo salire di più. Come esco da qui? Oh, pessima idea, Abby. Oh, merda. Ok. Non è lontano. Ecco. Sono persa. Merda. Thank you.
Fa che siano finiti. Il tempo peggiore. Dov'è la strada? Orme di cavalli. Dov'è la pattuglia? Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. E com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Cat sembra un argomento tabù. Sì, perché... In realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok.
Puoi legare qui, Shimmer. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, scema. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Cazzo. Con chi facevi questa strada? Jesse. Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Firmiamo. Cos'era questo posto? Era una torre radio. Nessun segno di infetti. O non infetti, per quanto vale. Una tempesta, a pochi chilometri. Fatto. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. È quel paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. Torniamo ai cavalli. Senti, ma sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. Ti ringrazio. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita.
Scherzi, no? Sei troppo spericolata. Senti chi parla. Beh, probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Sai come finirai tu? No, indovino. Mi ucciderai tu? No. Forse. Fanculo. Non dovremmo controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Cosa sai di questo posto? Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Adoro i camper. Sono come case portatili. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Jesse si è messo in testa di andare in Canada. Ha sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce lo vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. Che fai stasera? Pensavo di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Viper 2. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Che roba. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. Oh no. In realtà piacciono anche a me. Tu invece? Cosa fai più tardi? Qualcuno proponeva di uscire di nascosto. Con lo slittino. Un'idea carina. Già. Dopo ci vediamo? Ok. Magari ti suono qualcosa. Ok. Oh, questa mi manca. È una delle tue carte dei supereroi, giusto? Ah, sì. Di che parla Curtis e Viper 2? Sono due ex commando che disertano per combattere i cattivi. In questo film se la prendono con delle specie di spie russe. Mi ispira molto di più di quanto credessi. Quello più giovane, Viper, è un super ninja. Uno con le palle. Quanti anni ha nel primo film? 10. Quanti film hanno fatto di questa serie? 4, direi. Gesù. Cazzo, comincia a fare freddo. Hai ragione. Oh, calma. Porca vacca.
sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Ancora sangue. Merda. Li sento all'interno. Come cazzo sono entrati? Soprattutto, come entriamo noi? Dina, di qua. Runner. Proviamo a girare dietro al supermarket. Buona idea. Bene? Sì. Bel lancio comunque. Grazie. L'ingresso era barricato. Com'è entrato quel runner? Già, bella domanda. Qual è il tuo record di infetti uccisi in una pattuglia? Penso che risalga a un annetto fa. Ero fuori con Joel. Sono arrivata a una decina. Tu? Io 20 una volta. Erano in gruppo. Cazzo. Oggi potresti migliorare il tuo record. Vieni, di qua. Altro grande. Facciamo piano. Vediamo come va. Sono finiti? Sì. A quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori.
Ellie, fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda, visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Niente, mai una gioia. Qui sotto. Tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire di vecchiaia e non di infezione. Non mi va di spararti in testa, ok? Ci sto. Bene. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Da questa parte. Sono dentro. C'è qualcosa di utile qui?
Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco.